Dal 9 al 12 maggio torna al Teatro Rasi il Festival Internazionale di Cortometraggi Corti da Sogni Antonio Ricci, un appuntamento giunto oramai alla 13ª edizione e che quest'anno proporrà all'interno delle 6 sezioni in concorso 73 cortometraggi provenienti da tutto il mondo ed eventi speciali nel corso delle diverse giornate. È aumentata tantissimo, ad esempio, la presenza di cortometraggi extraeuropei, quindi allarghiamo ulteriormente la visione e ci ha fatto particolarmente piacere perché presenteremo cortometraggi che arrivano dall'India, dalla Colombia, dall'Argentina, dal Cile, dal Giappone, dalla Corea del Sud. Quindi avremo una panoramica di tutte le cinematografie mondiali. Avremo diversi corti dall'Africa, ad esempio. Ed è bello vedere le differenze perché emergono nettamente le scuole di cinema, la tradizione di quei paesi ed è un occhio molto interessante, ad esempio vedere corti dall'Iran, da Trinidad e Tobago, si scopre un po' cosa sta succedendo nel mondo e come lo vedono i giovani registi. Una novità a cui teniamo molto è che per la prima volta riusciremo a proporre anche dei cortometraggi sul web, quindi non solo per il pubblico in sala, ma anche per il pubblico che magari ci segue da lontano, non riuscirà a essere qui con noi. E abbiamo selezionato 3 corti che verranno proposti su 2 siti, www.cinesogni.it e ravennaweb.it, che è media partner della manifestazione. Abbiamo messo insieme le forze e proporremo quindi al pubblico di votare tra questi 3 corti. Il corto che riceverà più apprezzamenti dal web andrà in finalissima il sabato sera al Teatro Rasi, con il corto invece più apprezzato in sala. Quindi proponiamo insomma un confronto tra pubblico in sala e pubblico sul web. Questa è sostanzialmente una delle principali novità. D'altro canto proporremo diversi eventi speciali, confermando ad esempio l'importante collaborazione con le Raiteche, e qui andremo a proporre alcuni filmati nella sezione Amarcord Ravenna, in cui dagli archivi Rai siamo andati a scoprire dei servizi che la RAI dedicò al nostro territorio, come la Città della Gomma, ad esempio. Poi avremo un altro episodio legato invece alla storia proprio del centro di Ravenna e in particolare al custode della tomba di Dante, che era un personaggio cittadino estroverso, stravagante. La RAI gli dedicò un servizio e noi andremo a scoprire di chi si trattava, cosa faceva e la sua storia. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.